colpo grosso della Dispoli che passa sul campo della Vigor per conti con il risultato 2-1, agguantando così i Blaugrana al secondo posto della graduatoria, alle spalle della capolista Tor di Quinto che approfitta del risultato e scappa via in testa alla classifica. Deve recitare il mea culpa la Vigor per conti, autrice di un ottimo primo tempo, dove in pratica è stata l'unica squadra in campo. Peccato mortale però, quello di non aver chiuso la partita dopo aver trovato il vantaggio, subendo poi la rimonta di Urla Dispoli, più attento e concentrato nella ripresa. Bravo a capitalizzare al meglio le uniche due occasioni avute nell'arco dell'intera partita. I padroni di casa partono subito forte, trovando il vantaggio dopo 10 minuti con Paradisi. Prova a mettere in rete al secondo tentativo un assist dalla destra di Cariccio. Due minuti più tardi, Paradisi ricambia il favore, servendo Luca Carinci che si ritrova davanti a Daniele, ma il suo tocco di destro termina di poco all'altro. Il Ladispoli sembra le corde, stretto ai raddoppi sistematici al centrocampo di Bindocci e Degue. La Vigor domina e colleziona occasioni, ma la mira di Soro oggi non è delle più precise. Cambia la musica nel secondo tempo, con la Vigor che perde la verve della prima frazione e della Dispoli che si ricompone, iniziando anche ad affacciarsi dalle parti di Fabiani. Come succede spesso nel calcio, accade che quella che sembrava una partita in mano ai padroni di casa si trasforma in un incubo, con la Dispoli capace di ribaltare il risultato. Prima con una sfortunata autorete di Spatano e poi con un tocco di Mastro Donato, con lo sviluppo di un calcio di punizione battuto alla sinistra dall'ottimo Savarino. La Vigor prova a reagire, ma le idee sono confuse. L'unica occasione capita a Soro, ma imboccato dal guizzante Fratini, il numero 11 non trova l'impatto col pallone. Finisce così, con gli ospiti che festeggiano una vittoria che sembrava insperata dopo la prima frazione, ed il Perconti che si rammarica per i punti gettati al vento.